Allora, è stato firmato l'accordo dei vaccini da Conte. Senti un po', Giuseppino, l'accordo non l'ha fatto l'Italia, non l'ha fatto il popolo italiano, l'hai fatto tu e i mercenari dei tuoi amici, con la finta pandemia, con i finti morti che avete dichiarato, con tutte queste cose che stanno venendo a galla da parte dei medici, che ancora una parte sana della sanità esiste, non come Burioni pagato da voi e dal PD, quell'altro partito fatto di mentecatti e di parassiti abusivi. Io vi voglio avvisare che mio figlio e i figli di tanti italiani il vaccino non lo faranno. Voi, i nostri figli, non li dovete proprio nominare, non vi dovete permettere di nominarli i nostri figli e i nostri anziani, non vi dovete proprio permettere. Per i vostri loschi affari, come Di Maio, quel piccolo 5 Stelle in veste di ministro degli esteri, quel piccolo Campano, la mia regione, cosa ci faceva nel 2019 in piena estate con Bill Gates, Jack Ma, un altro colosso cinese, che fondano, danno i fondi all'OMS, cosa ci facevo con quella gente? Cosa stavano programmando? La vendita del vaccino o la pandemia? Cosa stavano programmando? Avete chiuso il canale Radio domenica? Perché cosa? Perché sta buttando fuori le cose che dicono tante testate giornalistiche non nazionali come la Mediaset e la RAI, perché sono boicottate, le notizie vere su questi programmi. Avete chiuso quel canale perché ha detto come mai a gennaio il governo comprava 10.000 mascherine. Ora io voglio sapere, Di Maio nel 2019 in estate stava con Bill Gates e Jack Ma al convegno nazionale dei vaccini. Il 17 di dicembre, Grillo, quell'altro parassita, veniva filmato fuori Palazzo Madama con una bella mascherina nera, dove lui, tra tante parole, diceva ai giornalisti: ho paura, i batteri, alla fine dice la parola virus. Alcuni giovani che l'anno scorso, verso settembre-ottobre, hanno fatto una specie di polmonite, un sintomo influenzale, avevano dei sintomi influenzali, con sintomi pari, diciamo, al Covid, oggi hanno fatto i tamponi, sono risultati. Cosa sono risultati in quei tamponi e in quel sierologico? Cosa sono risultati? Gli anticorpi del Covid. Quindi il Covid circolava già l'anno scorso. Ora colleghiamo tutto. A gennaio avete comprato le mascherine. L'anno scorso Di Maio stava con i due colossi che danno i soldini all'OMS, l'organizzazione criminale, che viene mantenuta da Bill Gates, il figlio del demonio, colui che sfrutta i paesi poveri per sperimentare, diciamo, medicinali. Ma non è così, non è così. Colui che ha dichiarato, legalmente l'ha dichiarato, che vuole sterminare le popolazioni almeno del 15%. Non ha fatto mai vaccinare i figli. E in più ci stava Jack Ma, un colosso cinese che anch'esso dà i soldi, i fondi all'OMS. Quindi Di Maio, agosto scorso, stava con queste due persone. Ripeto, Grillo a dicembre aveva la mascherina, quindi già sapevano che questo virus stava in giro. A gennaio il caro Giuseppino Conte, cosa aveva Conte in mente? Che aveva ordinato tante mascherine? Cosa aveva in mente Conte? Sapevate tutto. I primi morti ci sono stati, cari signori, perché i medici non sapevano con che cosa avevano a che fare, perché i porti a governi, i nostri dittatori, mercenari, non dicevano niente perché dovevano coalizzare questa cosa, come il presidente della mia regione, il caro Zingaro, Zingaro, no Zingaretti, Zingaro, come ti
mi devo chiamare? Io ti schifo proprio, ti schifo, ti schifo. Hai finto un contagio da Covid. Hai donato il sangue. Sono usciti gli anticorpi del Covid, il plasma. Lo stanno usando il tuo, eh? Disgraziato, ci avete rinchiusi in casa, il progetto era chiaro, è stato mondiale, è stato mondiale. Trump non è tanto stupido. La prima cosa che ha fatto è tagliato i fondi all'OMS. Trump ha tagliato i fondi all'OMS. Perché? Perché è venuto fuori tutto, sta venendo a galla. I dottori, i nostri specialisti della virologia, dell'immunologia. No, burioni, che pagate per fare che cosa? Per terrorizzare la popolazione. Addirittura si rischia che cosa? Il TSO scolastico, eh? E ci tolgono la patria potestà se non vacciniamo i nostri figli. Agli anziani gli vieterete addirittura di andare dentro al supermercato se non si vaccineranno. Cosa ci sarà in questo vaccino? Che cosa ci sarà in questo vaccino? Cosa ci sarà? Cosa dobbiamo fare? Noi siamo sotto un regime dittatoriale, quasi pari a quello della Cina. Quasi pari a quello della Cina, signori. Ci hanno venduti, mettetevelo in testa, dall'economia alla sanità. Ci hanno venduti. Sara Cunha l'è stata fatta fuori dal Parlamento perché ha detto la verità. Ha detto la verità. Anche Sgarbi, colui che dichiarate voi, che è un cerebro leso, io sono la sorella segreta, se andiamo a vedere, di Sgarbi, eh? Ha detto dite la verità agli italiani. Zangrillo, il dottor Zangrillo, lui sì che è un medico, lui sì che è un medico. No, Burioni, De Donno, lui sì che è un medico. No, Burioni, il dottor Santi, lui sì che è un medico. No, Burioni, quello che pagate voi del PD, del PD, ladri di bambini, ladri di bambini. Non dimentichiamo Bibbiano, quello che avete fatto. Vi andavate a prendere i bambini nelle culle le avete prese e le forze dell'ordine che vi accompagnavano, le forze dell'ordine a fare queste cose, non potevano fare altro, hanno svolto solo il loro dovere. Ma cosa succede? Che nel momento in cui queste forze dell'ordine si sono stati, diciamo, sono stati giustamente costretti a depositare le loro informazioni, ci doveva essere una magistratura che sbatteva in galera a questi partiti del PD, che era tutto un circolo vizioso sulla pelle dei bambini e dei genitori di Bibbiano, dei genitori di Bibbiano. Io non sono incazzata, di più, a costo di perdere la mia vita, di perdere la mia vita, la mia vita, mi faccio ammazzare, come in tutte le battaglie, da che mondo è mondo nella storia, in ogni battaglia c'è stata la morte, il sangue, arriveremo anche a questo. Ci avete messo le forze dell'ordine contro, eh? E avete fatto perdere la dignità. Addirittura stamattina Francesco Carbone è andato al Quirinale, non so dove, al Parlamento, per denunciare questi atti. Per denunciare la magistratura corrotta e voi poliziotti invece di accogliere una denuncia poi già scritta, cosa avete fatto? Un altro po' arrestavate lui, vi dovete solo vergognare. Vi fanno sputare su quelle divise, ma chi cazzo state seguendo? Ma chi seguite? Forze dell'ordine, ma voi siete i nostri primi traditori ad ascoltare questi qua che stanno più in alto di voi per fare cosa? Per venire contro il popolo italiano. Quando una persona mette piede a Roma e vede tutti quegli schieramenti armati, dice, ma che città controllata contro la delinquenza? No, non è così. Quegli schieramenti armati ci sono per me, per te, per tutti voi, per vietare che il popolo urli il dissenso a questa dittatura, per proteggere questi mercenari dittatori. Il popolo sta aspettando che cosa? Un salvataggio politico per le votazioni. Sarà troppo tardi? Sarà troppo tardi, perché tutto quello che c'era da firmare, dall'economia alla salute dei nostri anziani e bambini, è stato firmato. È stato firmato da coloro che hanno messo in atto un regime dittatoriale quasi cinese. Questo
sti ci hanno messo sotto una dittatura. Sono lì in giacca e cravatta. Il 25 aprile ho fatto un video che ha spopolato più della farfallina di Belen a Sanremo. Mi sono trovata la Digos a casa, dove dicevo che i del Movimento 5 Stelle Di Maio hai nominato la Costituzione italiana quel giorno facendo un post in nome della Costituzione italiana, buon 25 aprile a tutto il popolo italiano, una cosa simile. Ecco, feci questo video. Oggi cosa si viene a sapere? Che un poliziotto, uno solo, ha denunciato che ordini dall'alto hanno detto non toccate coloro che vanno a manifestare il 25 aprile. E a quel poliziotto gli stanno facendo un c***o. Così glielo stanno facendo. E la fine per quel ragazzo. E tutti i suoi colleghi. Quella divisa meravigliosa che indossate e noi amiamo. Vi dovete vergognare, perché non state sostenendo il vostro collega, non lo state sostenendo. Vergognatevi, colleghi, di quel poliziotto, ma guarda caso, che io avevo detto in quel video, strano che non li multano! No, tutti a cantare Bella Ciao nella città di Roma e dintorni. Tutti a cantare Bella Ciao, mentre noi ce ne stavamo chiusi in casa a far soffrire i nostri anziani e i nostri figli. Quel giorno mio figlio ebbe una crisi, dalle 3 del pomeriggio fino alle 11 di sera, perché mi diceva, mamma portami fuori, non posso, c'è il Covid. Pagherete con la galera, non con la vita, perché noi non ci sporchiamo con voi. Noi vi schifiamo, vi odiamo, no, il karma, una mia amica Simona e con Mara mi ha detto il karma ci devi credere, tutto torna in bene e in male, pagherete, noi vi vogliamo vedere in galera e chi sta più in alto di Conte che ha tutito tutto questo in silenzio, ha progettato tutta la rovina di questo paese e dell'essere umano italiano, l'essere umano fatto di tante etnie, chi sta in alto. E dietro di lui, cose che stanno venendo fuori, che la Repubblica Italiana non la dovete proprio nominare perché non siete degni, nemmeno il popolo italiano, i nostri figli non li dovete proprio nominare, ok? Tutti voi pagherete, vi vogliamo vedere così, così vi voglio vedere, in galera. Per adesso ancora no, perché ci sono tutti i magistrati, cosa che io ho detto in quel video, la magistratura rossa corrotta. Arriva il, come si chiama quello? Palamara Gate. Addirittura gli stessi giudici del sistema Palamara Gate sono coloro che hanno giudicato i ladri di bambini di Bibbiano. Il Palamara Gate. Tutti in galera. Bisogna fare una vera pulizia, una vera pulizia giudiziaria. Io voglio un ministro della giustizia, ma come minimo voglio Di Matteo. Lui sì, voglio un ministro della salute, come minimo un medico legale che sa fare le autopsie. Io voglio un ministro delle istituzioni, della scuola, come minimo un plurilaureato, non una piccola pazzolina che non sa scrivere nemmeno Pexiglas. Non sai nemmeno scrivere Pexiglas. Hai capito? Dici
che devi mandare i nostri figli a scuola col distanziamento sociale, mascherina e vaccinati, hai capito? E parliamo anche del TSO scolastico, vogliamo parlare. Allora l'influenza normale si è debellata, non esiste più il raffreddore, un colpo di tosse normale, un mal di gola non esiste più, eh? Andare a fare, avete messo la gente in condizione di farsi misurare la temperatura alle stazioni ferroviarie, soprattutto a Roma, io avevo il terrore di tornare a casa l'altro giorno, perché mi sentivo accaldato dopo una giornata intera stanca e sfinita, mi vanno a misurare la temperatura 36,2, quel ragazzo in divisa si accorge, dice, signore io la vedo male, ma che sta, cosa non si sente, ho detto io ho paura di farmi misurare la febbre, avevo il terrore di tornare a casa perché mi dovevano misurare la febbre, E volevo dirvi anche un'altra cosa. Genitori, nonni, togliete la mascherina ai bambini quando giocano al parco giochi, perché è letale avere la mascherina quando sei soprattutto sotto affanno, diciamo così, agitati, i bambini corrono, saltano, Levatela, l'anidride carbonica deve uscire, lo sa pure un osso che l'anidride carbonica deve uscire, e comunque i nostri figli non li toccherete e non li dovete nominare, il popolo si sta muovendo, ve ne dovete andare, ve ne dovete andare, ve ne dovete andare.